a tutti. Le differenze fra individui della stessa specie diventano la chiave per avere risultati sperimentali più affidabili. E lo dice uno studio pubblicato sulla rivista dell'Accademia delle Scienze americana. Le diversità in natura e in laboratorio diventano un valore e servono anche a calcolare, ad esempio, il giusto dosaggio di un farmaco. Laura De Donato. Per ogni specie, dal topo alla balena, il metabolismo è proporzionale alla massa elevata alla potenza di 3 quarti. È la legge di Kleiber, fondamentale in biologia, perché mette in relazione la massa di un individuo con il suo metabolismo. Finora è stato sempre utilizzato la massa media di una specie. Noi invece abbiamo visto che se uno incorpora la dispersione di masse che si trova in natura, per ricavare la legge di Kleiber, il consumo di risorse è molto diverso rispetto a considerando solo le masse medie. Il team della professoressa Aluvalia, insieme ai ricercatori dell'Università di Padova e dell'Università svizzera Eifel, hanno elaborato un modello computazionale in cui si tiene conto della grande variabilità di specie. Utilizzando questo tipo di modello possiamo capire quanto una certa zona può sostenere, cioè quanti esseri viventi può sostenere, e capire anche come massimizzare la variabilità per minimizzare il consumo. Una delle applicazioni è proprio nell'estrapolazione della quantità di farmaco, cioè se noi riusciamo a capire quanto dare a ogni organoide con massa diverso, possiamo poi trovare il corrispettivo per la massa dell'uomo su cui stiamo lavorando. Quello che facciamo è valutare il metabolismo dell'ossigeno di piccole sfere contenenti cellule di fegato, che chiamiamo sferoidi. Quindi ogni misura di ogni sferoide costituisce un individuo e l'insieme, il dataset complessivo che andiamo così a costruire, ci permetterà di verificare se i risultati che otteniamo su dei dati reali, sperimentali, sono concordi con quelli teorici che abbiamo ottenuto al computer. Cerchiamo di dare dei criteri di design dei costrutti epatici per poter comprendere come il fegato funziona, come si ammala e come si cura. Ma dall'altra parte, considerare questo sferoide come un ecosistema in cui all'interno ci sono dei microrganismi che sono le cellule che competono per una determinata risorsa che per noi è l'ossigeno, ha anche una grande valenza ecologica, perché possiamo studiare la dinamica di cooperazione per una risorsa limitata. La variabilità interna alle specie determina anche l'efficienza con cui una popolazione utilizza le risorse vitali. Nel caso del ghepardo, ad esempio, la perdita di variabilità ha limitato la capacità di adattamento della specie, che ora è in via di estinzione. Per esempio, pensate al Covid, no? Se eravamo tutti uguali e ognuno di noi insomma, moriva di Covid, non ci saremmo più. Invece ognuno ha avuto una risposta diversa proprio perché siamo tutti diversi uno dall'altro e questo ha dato proprio una robustezza alla comunità.